Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo qui per Estate Vittoriese, la nostra rubrica che negli anni vi ha raccontato le iniziative, le manifestazioni che avevano luogo sul territorio vittoriese e che quest'anno cambia un po' veste. Lo sapete, noi della Tenda TV vi abbiamo sempre portato nel corso anche dei mesi estivi, siamo stati al mare, siamo stati in montagna, vi abbiamo portato un po' in giro nel corso dell'estate. È inutile negare che l'estate 2020 sia un'estate del tutto particolare. Abbiamo deciso di rimanere qui sul territorio, qui nelle belle zone di Vittorio Veneto, zone anche caratteristiche che andremo a conoscere in questo mese di agosto. Allora, ci togliamo le mascherine e io vado a presentarvi l'ospite che... Sorpresa! Sorpresa, esatto. L'ospite che ci farà compagnia in questa prima puntata di Estate Vittoriese, sto parlando dell'assessore ai lavori pubblici della città di Vittorio Veneto, Bruno Fasan. Che e cos'altro? E tante altre cose, esattamente, ma per semplificazione. Solo per semplificazione. Per semplificazione. Vale pesino doc. Esatto, infatti stavo per dire che io ringrazio l'assessore Fasan per essere qui con noi, ma siamo noi praticamente ospiti a casa sua in questa puntata, perché vi stiamo parlando, lo vedete ovviamente alle mie spalle, dalla spiaggetta del Lago Morto in Valla Pisina. Siamo qui per raccontarvi questo luogo, quella che è stata la genesi anche di questo luogo. Allora, assessore, partiamo. Intanto, appunto, grazie nuovamente per essere qui, per il tempo che vorrà dedicarci in questa puntata, in questa trasmissione. Partiamo dal principio. Dove ci troviamo esattamente? Beh, intanto, buongiorno a tutti. Ci troviamo sulla spiaggia del Lago Morto. E ringrazio Federico per questa intervista che dà ulteriore visibilità alla spiaggia del Lago Morto, la spiaggia vittoriese di Vittorio Veneto, del Lago Morto. Non siamo al Papete, che tutti ricordiamo, esatto. Pertanto ci siamo levati la mascherina per poter parlare. E oggi è una giornata... temperata, diciamo, non è una giornata calda, perché... da qualche giorno è piovuto e oggi sicuramente non rende merito l'affluenza che di solito c'è in questa spiaggia, in cui sabato e domenica ho contato fino a quasi 300 macchine ferme, moltiplicando per due, e nel giro di una giornata posso dire che un migliaio di persone arrivano qui a frequentare questa spiaggia. Perché di frequentare questa spiaggia non si sa, forse perché si trovano bene. Beh, sennò non verrebbero. Immagino di sì. Raccontiamo quella che è stata la genesi che ha portato a un'accoglienza anche turistica che adesso offre questo tipo di spiaggia, questo luogo qui sulle sponde del Lago Morto. Quando è nata questa spiaggia? Beh, questa spiaggia è nata circa 38 anni fa, da un'idea di un po' di amici, allora non dico quei che sono ricordi, però molto molto più giovani, che da un'area assolutamente abbandonata, e mi ricordo che i primi lavori sono stati realizzati con lo scavatore della ditta che faceva l'autostrada, fate conto quanti anni fa, hanno levato le spine in gente del territorio, la Proloco di Nove San Floriano ha dato una mano, gli alpini hanno dato una mano, ma sostanzialmente sono stati proprio i residenti che hanno voluto riqualificare questa spiaggia, che aveva tutti i requisiti per diventare, non come è adesso, ma come mi auguro, e poi ne parleremo, verrà fra qualche anno. La cosa ha avuto subito successo e hanno cominciato ad arrivare un po' di persone. E per questo è arrivato anche distributore di patatine. Sì. Allora abbiamo... Furgoncino. Me lo ricordo anche io, il furgoncino. Il famoso furgoncino con le patatine. E questo ha cominciato a essere anche un punto di riferimento anche per i pomeriggi della gente che stava qui al fresco, sempre arieggiato. I pescatori abbondavano quella volta. E si è sviluppato questo turismo... io non vorrei mai dire povero, perché
qui non ci sono solo i poveri, c'è anche gente con la Porsche qui che gira, pertanto allora, ho fatto la battuta. Esatto, sì. Si sente chiamato in causa da se stesso. No, diciamo che possiamo definirlo turismo di prossimità. Cioè io so di tanti o di comodità, cioè so di tanti vittoriesi che anche magari nella pausa pranzo hanno qualche ora, siamo a 10 minuti, un quarto d'ora dal centro di Vittorio, ecco. Per chi non lo sapesse, ovviamente siamo nella zona nord, insomma, perché ci vedono un po' dappertutto, siamo nella zona nord di Vittorio Veneto, quindi dicevo, forse un turismo che da una parte è di prossimità, perché è appunto una spiaggetta comoda, si arriva qui, si sta bene, c'è il verde, c'è l'acqua, ci si può ovviamente... C'è la possibilità di ristorarsi, che c'è un piccolo... Ma infatti arriviamo anche a questo, siamo passati dal furgoncino con le patatine a un bar strutturato adesso, sì. Com'è andata? È andata che il signore che frequenta questo lago da 30 anni vendendo patatine ha intuito subito le potenzialità di quest'area e ha pensato, in accordo sempre con noi, di comprare 1000 metri quadri, mi sembra, no? E mi ricordo che nel piano regolatore di quegli anni c'era una volumetria al servizio del turismo, della spiaggia, di 100 metri cubi. Da questo è nato quel piccolo barretto lì, che però mi sembra che funzioni bene ed è punto anche di riferimento per tutti quelli che arrivano, ed è cominciata la stagione turistica alla fine, no? Credo che non basti il momento, questo qui è solamente il primo passo, visto che tutti i laghi prealpini del lago di Santa Croce e del lago di Rivine hanno successo, non vedo perché il lago Morto non possa avere uguale successo turistico, che sicuramente è anche migliore dal punto di vista, no? A parte il lago di Santa Croce, che è una cosa a parte, ma confrontando con i laghi prealpini qui intorno, le potenzialità migliori ce n'è ancora il lago Morto, sia per passeggiare, sia per pescare, per fare tutto quello che si può fare nel tempo libero, tranquillo. Quindi dicevamo, la spiaggia quindi di Vittorio Veneto, possiamo ribattezzarla così, però non è solo una spiaggia per venire a prendere il sole o per riposarsi, perché ci diceva appunto anche per gli amanti delle passeggiate. Per esempio c'è un fantastico percorso attorno al lago che in un'oretta, più o meno, anche meno, forse, sono 4 km e 400 metri. Quasi tutti in fascia. Tutto pianeggia, quasi tutto pianeggiante. E che si possono... percorrere in assoluta tranquillità, quasi sì. Tutti all'ombra, no? All'ombra, perché quindi... attraverso il bosco sulle sponde del lago, e chi lo conosce lo frequenta costantemente. Certamente. Ci diceva prima che questo lago è frequentato anche dagli amanti della pesca sportiva. Abbiamo anche proprio qui alle nostre spalle dei pescatori che anche in questo giorno infrasettimanale in cui stiamo registrando stanno appunto pescando. Assessore Fasan, lei ritiene che questa, per esempio, possa essere uno una potenzialità? Motivo di arrivare a fare un turismo attivo in Valle Pesina, oltre che camminare attorno al lago, c'è anche la possibilità di pescare. C'è un'associazione del territorio che si chiama Valle Pesina Iniziative, che gestisce... Conosce? Appena. Ecco. Gestisce il Lago Morto, il Lago Restello e il Lago Negrisiola. Quest'anno abbiamo 220 soci che fanno il permesso di pescare qui, e più abbiamo 120 soci pescatori definiti pierini, cioè sotto i 12 anni, che noi regaliamo i permessi per pescare gratis. Ecco, allora stanno questa associazione, Lapsus, sta diventando una delle principali società di pesca sportiva della provincia di Treviso. Abbiamo rapporti anche con l'assessorato regionale caccia e pesca e ci auguriamo di sfondare anche su questo fronte della pesca sportiva. E per questo, anche pensandoci, dall'altra parte del lago Basso Fatalto c'è un'area camper che io ho sempre pensato fosse anche un punto di riferimento per i pescatori che arrivano qui con il camper, fanno il permesso,
vorrei, adesso non vorrei allargarmi troppo, ma se pensiamo che il lago di Garda ha 2 milioni di pernotti solo di pescatori, con le dovute cautele, con le dovute proporzioni, sarebbe un interessante motivo perché arrivassero qualche centinaia di pescatori e facessero un po' di turismo anche a Vittorio Veneto. Arrivano qui a pescare, però, ma ce ne erano magari a Vittorio Veneto, che ne so, no? È un'idea. A proposito di quell'area camper di cui si è a lungo dibattuto negli anni, a che punto siamo? È fruibile, non è fruibile? No. Come siamo? Proprio in questi giorni stiamo finendo i lavori che si erano parzialmente fermati con l'uscita di scena dell'amministrazione da Re. C'è la possibilità, il Covid intanto ci ha fermato perché l'intenzione era di aprire prima della stagione della pesca. Non è stato possibile fare niente, mi auguro che almeno per fine estate, inizio autunno venga riaperta, insomma. Molto bene. Nella formula che troveremo più indicato, gestita dal comune o da un bando, vedremo perché non è facile. Siete al lavoro. Dall'altra parte proprio del lago, quindi alle nostre spalle, lì in fondo, c'è un'altra area altrettanto attrattiva. Allora, una abbiamo detto è questa bella spiaggetta qui del Lago Morto, dall'altra parte troviamo i Laghi Blu. Esatto. Anche quella zona mi pare che lei vagamente la frequenti. E, scherzi a parte, raccontiamo anche anche la genesi di quell'area lì, un'area molto... molto particolare. Come si è arrivati, insomma? Tutto è arrivato quando 20 anni fa non lo conoscevo nemmeno io, perché era un'area interclusa di Enel, chiusa dai reticolati, un'area dedicata solamente a quelli dell'Enel. Passando ho visto che aveva delle potenzialità turistiche, ho interloquito, allora ero neo consigliere comunale 20 anni fa, ho interloquito con Enel. Enel ha capito subito l'opportunità di uno sviluppo anche di quell'area e concorra con l'amministrazione Scottà e ha fatto una convenzione con il comune per lasciare a noi la gestione di quella spiaggia, di quell'area, però era assolutamente degradata. Così fortunosamente è arrivato un finanziamento della provincia per aree abbandonate. Io che ero consigliere comunale ho avuto l'idea di partecipare a questo bando, l'abbiamo vinto, 100.000 euro e sono cominciati la riqualificazione. La riqualificazione non è stata finita, secondo, vi racconto un po' la storia, certo, perché sennò qualcuno pensa che magari siano stati investiti migliaia di euro del comune in queste aree. Qui il comune non ha messo mai un euro, perché è mio piacere che l'amministrazione comunale vittoriese fino ad ora non ha investito niente, perché investirà in futuro, mi auguro, ma finora non abbiamo sprecato i soldi dei cittadini Vittorio Veneto. Secondo bando 85.000 euro, l'abbiamo finita. Poi c'è stata una convenzione. Quindi riqualificazione generale dell'area, l'avete sistemata, sì, l'avete, sì, resa, diciamo. Da 15 anni, praticabile, da 15 fruibile. Anni lavoriamo, lavorano come associazione Valle Pesina, ASD Valle Pesina Iniziative, si lavora per la manutenzione e quello che vedete può essere verificato tutti i giorni, perché è aperto tutti i giorni dell'anno. È un parco privato a uso pubblico. Ecco, anche in quel caso lì sappiamo che tante sono le famiglie che vanno a frequentare, insomma, quell'area, perché è altrettanto un posto altrettanto tranquillo, diciamo, ecco. E in quel caso lì c'è una struttura anche che voi aprite, mettete anche a disposizione. So che ci sono state manifestazioni, sì, adesso sì, ovviamente è una struttura, siamo naturalmente in una... quel vincolo della provvisorietà, perché è nel ha messo nella convenzione che quello che si fa lì deve essere autorizzato da Enel e deve essere precario, pertanto è tutto bullonato, diciamo, ecco, no? Ecco. Che nel giro di un mese noi smontiamo, portiamo via tutto, però non credo che sia quello il vantaggio della turistico della valle, che ha bisogno di tutto fuorché di
di persone che remino contro e pertanto noi andiamo avanti. Dicevo, ci sono state anche numerose manifestazioni sportive che sono state ospitate proprio lì ai Laghetti Blu. Beh, noi abbiamo organizzato come associazione 11 Gran Redi e Preapi Trevigiani da Segosino Laghi Blu, poi abbiamo costantemente tutti gli anni una decina di gare di pesca, soci e non soci, poi da almeno 10 anni facciamo una gara di mountain bike, assegnazione della maglia regionale delle varie categorie, orienteering, gare di tiro con l'arco, cioè se c'è un'associazione che ha bisogno, abbiamo fatto anche il raduno di cambio d'epoca, almeno una decina di raduno di cambio d'epoca, cioè se uno ha un'idea, ha bisogno degli spazi aperti, poi siete a disposizione, noi siamo lì, tutto quello che porta, anzi l'associazione è a disposizione, sì, l'associazione naturalmente, io non faccio niente, io do una mano con la testa con la più ecco. Con le mani. Assessore, intanto ricordiamo a chi si fosse messo in collegamento solo ora che ci vede, appunto, vede alle nostre spalle il Lago Morto. In questa puntata di Estate Vittoriese nel mese di agosto 2020 abbiamo deciso così di intervistare alcuni dei protagonisti della vita pubblica, politica vittoriese in alcuni scenari anche un po' particolari, insomma, della nostra bella zona, e quindi abbiamo voluto inaugurare questa puntata appunto con l'assessore Bruno Fasan, che ci sta raccontando un po' anche i retroscena di questa area. Abbiamo raccontato l'esistente, abbiamo parlato della spiaggetta, abbiamo parlato dei Laghi Blu. Guardandola in chiave futura, quali prospettive può avere quest'area? Insomma, un'area che, se vogliamo fare una riflessione, per molto tempo si è detto che quest'area qua, da quando, questa zona qui, da quando è stata aperta l'autostrada, insomma, zona morta di Vittorio Veneto, eccetera. Ci sono delle prospettive che lasciano ben sperare per il futuro? Beh, questa amministrazione ha delle idee, sicuramente. No, è cominciata l'idea della famosa Via Regia, da me prospettata ancora 15 anni fa in Comunità Montana, quando ero vicepresidente della Comunità Montana, accordi con 16 comuni, 4 comunità montane, 4 province, 2 regioni, tutti hanno messo un po' di soldi per pagare un progetto di massima, e adesso, dopo 15 anni, spero che si concluda questo iter, anche perché nel Cadore e nell'Alpago hanno messo un sacco di soldi e ci hanno creduto in questa ciclovia. Conegliano sta già lavorando alla grande per le piste ciclabili per arrivare fino a Treviso, e da Treviso c'è quella del Sile. Nel piano opere pubbliche 2021-2020 ho messo un po' di soldi per il progetto, per realizzare il progetto a livello definitivo di questa pista ciclabile, che ora si chiama Ciclovia dell'Amicizia. Nel 2021 ho messo un po' di soldi per cofinanziare futuri finanziamenti regionali, perché a mio parere il futuro dei finanziamenti europei e regionali sarà sulle piste ciclabili e su tutto quello che attiene al turismo come si può dire, attivo, diciamo, certo. Così, ecco, un turismo attivo. Cioè, non ci credo più nei finanziamenti, però una via che parte da Venezia e arriva a Monaco credo che sia nell'immaginario di tutti. Appunto, lei faceva riferimento alla ciclovia dell'amicizia, ne abbiamo parlato anche più questo, volte. Questo è solamente una delle idee che abbiamo. Però qui la Valle Pisina abbiamo la stazione di Nove, che è chiusa da anni, che però dal prossimo anno ci sarà il treno Venezia Belluno ogni ora, ecco, potrebbe essere un ottimo aggancio per la spiaggia del Lago Morto, però abbiamo anche delle idee, se ben ricordate, c'era la possibilità di utilizzare l'area degradata, abbandonata delle cave di Andros per poter fare qualcosa. Mi auguro che i privati arrivino con una proposta intelligente e che continuino nelle loro prospettive di investimento anche personale.
provate a pensare, spiaggia del Lago Morto, ciclovia dell'amicizia, poligono di tiro o qualcos'altro, quelle cave lì, sarebbe già un progetto turistico per Vittorio Veneto, a tutti gli effetti, a zero euro per sempre, io parlo sempre a zero euro per le casse comunali, sì, perché. Certo, credo che come sempre sia necessario, diciamo, fare presto, immagino, no? Nel senso, non perdere il treno, diciamo, e non arrivare magari dopo. Vuoi che ti dica il mio parere, ma adesso sono un po' di persone che mi ascoltino. Il poligono di tiro, no, era bello e fatto, progetto, pronto a partire, se non ci avessimo messo sette anni a dare tutte le autorizzazioni. In sette anni era finita il bisogno di materiale, perché gli scavatori quella volta volevano fare il business, chiaramente, però andava benissimo anche il comune di Vittorio Veneto avere il poligono più grande d'Europa. Alla fine, interrato a 400 metri, pensate solo quanta gente poteva arrivare a Vittorio Veneto. Ecco, allora, io dico che, come hai detto tu, anzi, bisogna prendere le opportunità al volo e impegnarsi. Ecco. Mi auguro che tutti quanti la pensino nella stessa maniera, che lasciano da parte questioni politiche, invidie personali e quant'altro, che tutti lavorino per il bene comune. Ho qualche dubbio, però. A proposito sempre di questa zona, non c'è solo il Lago Morto, sto pensando anche alla torre qui vicina, per esempio. La torre di San Floriano, sì. Sempre in affido alla Valle Pisina Iniziative, che la pulisce costantemente, anche quello insieme al Lago Restello è già un piccolo centro turistico a San Floriano. Anche lì, se arrivi lì sabato o domenica, ci saranno almeno 200 persone che frequentano quell'area lì. Un po' più in giù ci sono le sorgenti del Meschio, anche quelle ci sono dei lavoretti da fare, però chi ha delle sorgenti come le sorgenti di Meschio coglie l'opportunità di un turismo, no? Certo. Pensate a una pista ciclabile che parte Vittorio Veneto, famosa ciclovia dell'amicizia, e partendo da Vittorio Veneto lui è fino alle sorgenti del Meschio, anche per i cittadini vittoriesi, una passeggiatina in bicicletta, certo, a prendere il fresco sulle lì. Ecco. Beh, sappiamo già la pista ciclabile in centro a Vittorio Veneto, quella lungo il Meschio, sappiamo quanto sia frequentata, sì, normalmente. Ecco. Pensa, quindi, se la allunghi fino alle sorgenti del Meschio, quanta gente prenderà la bicicletta per fare un po' di moto, l'estate specialmente. No? Noi stiamo dando anche, così, un po', forse anche involontariamente, tutta una serie di spunti per i nostri amici telespettatori, per trascorrere anche qualche pomeriggio, qualche domenica. Abbiamo tantissimi luoghi proprio vicini a casa e è bene frequentarli, tenerli in considerazione senza magari andare troppo lontano, soprattutto in quest'estate. Anche perché, come dici tu, questo turismo, diciamo, di vicinato, sì, non so se è giusto di dire, può tenere in vita qualche bar, qualche ristorante della e zona, tutte le attività produttive. Perché altrimenti sarebbe un cimitero di attività produttive qui in valle, se non ci fossero queste opportunità. Secondo lei, assessore, la primavera turbolenta che abbiamo vissuto, che tipo di ripercussioni avrà anche dal punto di vista turistico, insomma, per Vittorio Veneto e soprattutto nei prossimi mesi? So che è come avere la sfera di cristallo al momento, però a mio parere, ma potrei essere smentito dai fatti o da qualcuno che la pensa in maniera diversa, sicuramente per il turismo di prossimità è stato un vantaggio, perché la gente non gira più tanto, 5 minuti da Vittorio Veneto è qua e ha esaltato le potenzialità turistiche della valle. Se fino a quello scorso anno arrivavano 500-600 persone, quest'anno sono raddoppiate qui alla spiaggia del Lago Morto. Una volta conosciuto e apprezzato, però dobbiamo dare motivo di apprezzare la spiaggia del Lago Morto. Se guardiamo quello che è stato investito sul lago Revine, sul lago di Santa Croce, capiamo che qui siamo ancora agli albori. Per esempio, la butto lì, questione parcheggi. Arrivare qui il sabato e la domenica, a volte bisogna parcheggiare
ben lontano. Sì, perché per te 300 metri sono tanti. No. Allora noi l'amministrazione ha delle idee, è già da ottobre che si è impegnata per acquistare delle aree qui limitrofe dove ci sono i parcheggi adesso, stiamo lavorando per questo e renderemo dignitosa anche non solo il parcheggio ma anche la vita dei residenti, perché sabato e domenica la gente non può nemmeno uscire di casa qui. Certo. Allora, pensiamo di fare sempre con l'occhio di riguardo ai soldi investiti, perché quello che si investe deve avere un riscontro. Certo. Anche poi in qualche maniera per il territorio, no? E abbiamo interloquito con vari enti e con vari proprietari che ci mettono a disposizione delle aree limitrofe. Vedrai che se tutto va bene nel giro di un anno qui è tutto bello sistemato. E quindi magari, perché no, torneremo qui anche l'anno prossimo per... Taglieremo il nastro. Taglieremo il nastro, esattamente. Assessore, come sono stati questi mesi? Beh, intanto colgo l'occasione di avere come ospite il politico Bruno Fasan. Politico è una cosa grossa. Insomma, amministratore, diciamo. Amministratore appassionato. L'amministratore appassionato Fasan, perché insomma siete tornati alla guida della città da un anno e qualche mese. Tante sono state le cose che avete affrontato, però insomma purtroppo si torna sempre lì. Io cerco di non parlarne, ma il coronavirus ha segnato inevitabilmente soprattutto l'inizio di questo 2020. Se dovessimo così tracciare un bilancio di questo primo anno, come intanto abbiamo un'ape o una vespa, non capisco, che ci fa compagnia, ma questo vi testimonia il fatto che siamo in presa diretta, come valuta anche il suo operato, insomma, di questi 12 mesi, 13, 14 mesi di amministrazione? Cosa vuole? Domanda difficile, no? No, non è difficile, no. Ma io è stato un anno di estremo impegno personale, non solo mio, ma del sindaco che ci dedica 14, è in pensione, ma ci dedica 14 ore al giorno minimo, e di tutta la giunta che, a mio parere, tolgo qualsiasi giudizio sul mio operato, ma sono tutta gente competente e brava per quello che sa fare. L'assessore patrimonio antica, Gianluca Posocco, appassionato di sport e di quelle associazioni, la Tonnella Uliana e l'Antonella Caldata. Ecco, tutti estremamente bravi nei loro referati. Per quanto mi riguarda, ho trovato una struttura in difficoltà, perché negli anni non sono stati sostituiti. È stato programmato un abbandono degli uffici da parte di quelli che andavano in pensione e non si è mai pensato di sostituirli, anche per non perdere la capacità conoscitiva del territorio. Non so, un geometra deve sapere dove passano tutte le caritoie, dove è, e purtroppo, ecco, quello è stato la cosa più difficile. Poi la cosa abbastanza che mi ha impegnato è stato recuperare un po' di finanziamenti regionali, europei e provinciali, e la cosa direi che mi è riuscita abbastanza bene. Abbiamo visto un po' di, proprio in queste settimane, in questi giorni, il rifacimento di un po' di strisce pedonali, per esempio. Ma quello cosa vuoi? No, vabbè, ma insomma sono cose che i cittadini però vedono. Quindi un passo verso la sicurezza, per esempio, dei pedoni. Abbiamo visto proprio via Rizzera, penso, diversi altri posti, dei passaggi pedonali illuminati, riverniciati, eccetera. Questa è solo una delle cose? Beh, questa è la cosa più semplice, però la gente vede chiaramente le strisce pedonali, le luci nuove e i mari. Abbiamo speso 200.000 di frane e non si vede, nessuno se ne accorge, chiaramente. Però io dico solo che nei primi 6 mesi, no, sono state realizzate 200 determine. Per chi ne capisce qualcosa... Che cos'è una determina? Ecco, per la signora Maria che ci sta guardando. La signora Maria dice che quando si fa qualcosa ci vuole una determina che passi in giunta e attraverso il vaglio del bilancio
per fare le cose. Sì. Allora vuol dire che 200 piccoli interventi del territorio, solamente dico fino a gennaio, febbraio, perché la coda lunga del 2019 sarà finita a marzo, solamente più di 220 mi sembra del termine. Adesso, Covid permettendo, sono spariti tutti gli addetti comunali in smart work. E sì, si fa quel che si può. Certo. Però io dico che abbiamo perso minimo un anno col Covid, Sì, perché non è facile. No. Sì, le ripercussioni di quei 2-3 mesi si avranno appunto per molto tempo. Fino a fine anno come minimo, fino a quando non si riaprirà. Sì, sì, ma è una cosa che io una cosa che anche se mi tormenta la colgo, certo, c'è questa emergenza, bisogna rassegnarsi, insomma. Però avrei fatto molto di più se non ci fosse stata l'emergenza Covid, sicuramente. Certamente, certamente. Ci dà qualche anticipazione di qualche idea che ha nel cassetto e che insomma con la ripresa nel mese di settembre? Quanto tempo mi dai? Qualche minuto, insomma, che non possiamo. Beh, guarda, oggi abbiamo fatto la pre-consegna, non so se si può dire pre-consegna, ma insieme all'esercito, alcuni militari, siamo entrati nella caserma Gotti e abbiamo diviso le proprietà praticamente, no? Stiamo calando un progettino. Ecco, ricordiamo ai nostri telespettatori che magari presi dal clima vacanziero, magari non sono proprio sul pezzo e su tutte le notizie che riguardano la città. Si è trovata la quadra finalmente riguardo ai siti militari. Posso dire? Sì. Posso spendere? Boh. Prego. Grazie all'assessore Antiga e al sindaco Miato, perché hanno battuto il ferro finché era caldo, giorno per giorno hanno portato a casa questo risultato. Quindi i famosi siti militari. Due. Esatto. Due. Esatto. Che però sono quelli più fondamentali, la caserma Gotti in centro e l'avio campo di San Giacomo di Veglia. Ecco, sono già stati scambiati con la caserma dei carabinieri, pertanto senza tirare fuori un euro, diciamo, è stato questo. Ecco, ringraziamo anche le forze armate che hanno capito le esigenze dell'amministrazione e hanno lavorato bene tutti quanti. E quindi che cosa si aspetteranno di trovare i cittadini vittoriesi in questi due siti militari? Guardi, io lascerei al sindaco e allora, la possibilità, però lanciamo direttamente un invito al sindaco Miato, che magari per una delle prossime puntate, in un altro luogo ameno, con questa arietta tra l'altro che ci sta accompagnando in questo momento, di entrare un po' nel dettaglio, però intanto solletichiamo un attimino. Beh, sicuramente l'avio campo non diventerà né un vigneto né un'area di stoccaggio merci, ma diventerà tutta un'area dedicata allo sport e credo alle attività ricreative di San Giacomo. Per quanto riguarda la Gotti, abbiamo la possibilità, avendo 21 capannoni a disposizione nella nostra area che è di 44.000 metri, di ospitare delle associazioni che riguardano la protezione civile, cioè incendi boschivi, mi viene in mente la Proloco, però anche i magazzini comunali. Okay. Che sappiamo che sono in sofferenza itineranti, esatto, alla fine senza spendere un soldo avremo i nuovi magazzini senza piano. Ci vorrà qualche centinaio e migliaia di per euro poi, ovviamente, però avremo anche il tempo di farlo e lo faremo senz'altro. Poi io credo, anche viste le possibilità, c'è anche un campo regolare di calcio, arrivare, di rugby anche dentro lì, insomma c'è tutto da studiare. Ok, quindi intanto abbiamo portato a casa la proprietà e poi se qualcuno ha delle idee si faccia avanti con l'amministrazione, interloquisca e proponga delle idee. Se mette anche i soldi meglio. visto che che l'emergenza Covid ci ha anche tagliato il bilancio per circa 1 milione di euro. Martoriato, sì. Martoriato un po'.
Assessore Fasan, io direi che siamo in conclusione della nostra piacevole chiacchierata che abbiamo voluto fare per inaugurare questi appuntamenti del mese di agosto. Estate Vittoriese, appunto, è il nome della rubrica che fino all'anno scorso raccontava giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, gli eventi, le manifestazioni, le sagre, eccetera. Quest'anno purtroppo c'è una carenza di tutto questo tipo di iniziative, allora abbiamo deciso, insomma, di riconvertire un po' la nostra rubrica portandovi degli ospiti, appunto, che come... Se permette la mia riflessione. Sì. Ecco, non è che gli spettatori siano penalizzati perché non li porti a vedere Jesolo, li portati sulla spiaggia del Lago Morto. Bella, certamente. Stavo per arrivare. Abbiamo la fortuna di avere dei posti bellissimi a Vittorio. A due passi da casa. Ecco, allora se tu continuerai anche... magari anche a Vittorio Veneto a fare delle riprese sui più bei posti di Vittorio Veneto, vedrai che la gente ti segue ben volentieri. Ci seguirà. Allora, prima di salutare l'assessore Fasan, io ricordo i nostri telespettatori che appunto cercheremo per quanto possibile di tenere accese le nostre telecamere anche in questo mese di agosto, non mancheranno anche le dirette. E soprattutto perdonateci se ogni tanto magari il segnale non dovesse essere perfetto, ma lo sappiamo, con i temporali agostani ogni tanto, insomma, c'è qualche piccolo problema tecnico che cerchiamo sempre di risolvere per continuare a permettervi di fruire dei nostri programmi. Io ringrazio l'assessore. Grazie a voi. Fasan, se vuole agli ultimi istanti per salutare i nostri telespettatori che l'hanno seguita con attenzione. Beh, posso dire buone ferie a tutti quanti e arrivederci al dopo Covid. Troviamoci tutti. Speriamo qui. Speriamo che sia già il dopo Covid, insomma. No, ecco. Stiamo avviando. La coda. Però fino a quando gireremo armati c'è sempre questa possibilità e pertanto dobbiamo avere riguardo e precauzioni. Dobbiamo stare attenti ancora, ecco. Allora, grazie ancora all'assessore Bruno Fasan, grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.